Dalle ultime ondulazioni dei Monti Lessini, posta come in un grande palcoscenico, Verona guarda il suo Adige e le laboriose genti della Valle Padana. Verona antica, medioevale e moderna, coi suoi monumenti, i suoi palazzi, le sue fabbriche. Verona degli Scaligeri di Giulietta e Romeo è oggi lieta di ospitare nel quadro degli scambi e rapporti internazionali il secondo convegno dei post-telegrafonici sportivi d'Europa, per lo studio, organizzazione ed elezione delle cariche dell'Unione Sportiva Internazionale PT. Prima dell'inizio dei lavori, le signore presenti hanno ricevuto dagli organizzatori una gardenia, fiore delicato e profumato, invece del medaglione che è stato posto all'occhiello delle giacche degli altri delegati. Le sedute del convegno sono state alternate a brevi gite ed escursioni ai luoghi più caratteristici che ricordano la città scaligera. Il suggestivo lago di Garda, bello come un magico tappeto trapunto d'azzurrissime acque e di fiorite prode, che per queste sue bellezze paesaggistiche meritò l'entusiastico elogio di Goethe, che lo definì alta meraviglia del creato, ha accolto con i suoi scafi sfreccianti e possenti i nostri amici desiderosi di compiere una veloce corsa abbordando le località più caratteristiche del lago. Vittoriale, dimora di Gabriele D'Annunzio. Gli ospiti hanno sostato a lungo in silenzioso raccoglimento presso i cimeli storici raccolti dal poeta e presso la tomba che racchiude le spoglie mortali del grande scomparso.